Buona giornata a voi, cari alunni, e buona giornata alle docenti e a tutti i docenti. Comincia con oggi il ciclo di 4 brevi video lezioni offerte dalla Biblioteca Ragazzi di Piacenza. A tutti voi, video lezioni brevi ma fondamentali per permettervi di dare vita a un'opera d'arte, ovviamente, un'opera d'arte, o meglio, un piede d'autore, il piede unico di ognuno di voi che dovrà lasciare tutti a bocca aperta, un'opera d'arte che tutti, ma proprio tutti, ammirandola, non potranno trattenere un wow di pura meraviglia. E prima di affrontare la parte laboratoriale, dobbiamo però conoscere il mondo dell'arte, e particolarmente il mondo dell'arte definita contemporanea. Volendo offrirvi una lezione agile e non troppo lunga, non potrò raccontarvi nei dettagli quello che dal vivo avrei potuto fare, ma vedrete che alla fine comprenderete e amerete l'arte contemporanea proprio come la amo io. Dunque, partiamo dalla parola arte. Come immaginiamo un'opera d'arte? Bella domanda. Normalmente io credo che tutti voi e tutti noi la immaginiamo come un quadro oppure come una bella scultura, ed entrambe le tipologie dove le troviamo in grande numero, ma dove? Ma è facile, nelle gallerie oppure in un museo. E ancora, come immaginiamo un quadro? Beh, normalmente lo immaginiamo dipinto con un pennello da parte di chi? Ma da parte di un pittore. Ma con che materiali è fatto un quadro? Beh, primo, occorre una tela appoggiata a un cavalletto, e il pittore davanti al cavalletto col pennello i vari colori dipinge il quadro. Un quadro poi lo immaginiamo normalmente bello, un ritratto, un autoritratto, una veduta, della frutta, dei fiori, animali, mari e monti. E la scultura? Beh, facile. In generale lo scultore prende un blocco di marmo e con un martello e uno, leggete bene, è proprio quello, imparatelo bene a memoria quel nome, colpisce la pietra fino a dare vita normalmente a una figura umana, molte volte il ritratto di uomini o donne importanti. Tutto quello che vi ho detto era ciò che facevano in generale pittori e scultori fino a un centinaio di anni fa. Entrando in un museo, il pubblico vedeva tanti quadri con le scene che vi ho elencato e tante sculture in modo particolare di uomini e donne importanti. Ma un centinaio di anni fa, udite bene, è completamente cambiato tutto per colpa o per merito di un grande rivoluzionario, il mitico Marcel Duchamp dalla Francia. E il nome di Marcel Duchamp noi non lo dimenticheremo più, perché ci aiuteremo con l'immagine che vedete, guardate, ovvero due champi. Ora, diciamolo un po' in dialetto e un po' in francese. Due diventa du e champ diventa champ, quindi Duchamp. Facile, vero? Non lo dimenticherete più. Ricordatevi l'immagine e Marcel Duchamp lo ricorderete per tutta la vita. Ma che ha fatto di tanto originale Duchamp? Beh, viene da ridere, perché Duchamp diceva, attenti, che il vero artista è colui che crea un'opera che prima non c'era. Non importa il bello o il brutto di tale opera, ciò che conta è la creazione. E allora vediamo una creazione di Duchamp. Eccola. Ma quella è la Gioconda di Leonardo da Vinci, la conosciamo tutti. Come può Duchamp dire che è lui l'autore? Guardate però attentamente la Gioconda. Non vedete nulla di particolare? Avete indovinato. La Gioconda ha i baffi e la barbetta. Oh mamma mia, quel mattacchione di Duchamp ha fatto una fotografia della vera Gioconda e poi ha tracciato baffi e barba con un pennello o una penna, un po' come abbiamo fatto e facciamo tutti noi per divertirci con le figure dei giornali, quando gli mettiamo i baffetti, la barbetta, i cornetti. Vedete, anche Duchamp lo faceva. Duchamp ha quindi, attenti, dato un nome alla Gioconda baffuta e l'ha chiamata LHOOQ, un gruppo di lettere dette acronimo, dove ogni lettera
è la prima lettera di una parola, quindi L potrebbe voler dire lei, oppure potrebbe voler dire luna o lana, dipende. Dopo averle dato un nome tanto particolare, Duchamp ha detto che quella era un'opera d'arte. E voi direte, un'opera d'arte? Ma è una fotografia con un paio di baffetti. Duchamp non ha fatto praticamente nulla. Ma Duchamp, ricordate quello che vi ho detto all'inizio? Aveva detto che l'artista è chi crea ciò che prima non c'era. E una Gioconda vera o fotografata con baffi e barbetta fino ad allora non c'era. E quindi è una vera opera d'arte, una creazione. Per Duchamp non importa l'impegno nel dare vita a un quadro o la bellezza di quel quadro, ciò che importa è la creazione del quadro o della scultura. Tutta l'arte contemporanea ruota intorno a questa legge. Un'opera deve far ragionare, far nascere domande, accendere le critiche al di là del bello. Ebbene, Duchamp amava accendere critiche, era un vero provocatore e infatti dopo alcuni anni eccolo ancora a proporre una nuova opera d'arte. Guardate bene. No, mi direte, ancora la Gioconda, ma allora è una mania. Ma fate bene attenzione, avvicinatevi all'immagine. Già avete visto bene, questa Gioconda non ha i baffi e neppure la barba. Ma allora, mi direte voi, è la fotografia perfetta della vera Gioconda di Leonardo da Vinci e non un'opera d'arte di Duchamp. Lui non ha fatto nulla, ha fatto una fotografia. E no, leggete il titolo dell'opera, è differente dalla prima. Qui il nome, guardate bene, è Rasé LHOOQ. Ma che mai vorrà dire? Beh, ragioniamo un pochino. Duchamp viene dalla Francia e quindi Rasé vuol dire, ma bravi, avete indovinato, vuol dire rasata. Il mattacchione con il titolo ci vuole far credere di aver tagliato baffi e barba alla Gioconda di prima, quella che lui aveva chiamato LHOOQ. E quindi, avendo tagliato baffi e barba, lui vuol far credere di aver compiuto un'azione importante creando un'opera che prima non c'era. In realtà non ha tagliato proprio nulla, ha fatto una foto della Gioconda e gli ha dato un nome ingannatore, un titolo ingannatore, un titolo che vuol farci credere ciò che non è mai accaduto, ovvero che lui le ha tolto baffi e barba. È un gioco, ma un gioco che fa parlare, che invita al dialogo, al dibattito, anche alla critica feroce, ma fa in modo che il pubblico, voi, noi, diventi partecipe e non immobile davanti a un'opera d'arte da vedere unicamente con gli occhi. Volete conoscere un altro autore molto, ma molto particolare? Ma veramente molto, Un genio dell'arte contemporanea? Vi parlo ora di Yves Klein. Anche lui viene dalla Francia. Ebbene, Klein un giorno ha organizzato un evento importante, una mostra, e l'ha intitolata, udite udite, Il Vuoto, e ha invitato molta gente per il giorno dell'inaugurazione. Ora, quando il pubblico è entrato nella galleria dove c'era la mostra, ha trovato nulla, tutto bianco, neppure un quadretto, niente di niente. E allora tutti hanno cominciato a dire che l'autore era matto. Come poteva invitare tanta gente a vedere un bel niente? Ma era una follia. Ma lui non era matto. Come aveva chiamato Yves Klein l'evento? Ma lo aveva chiamato Il Vuoto. E quindi aveva fatto vedere a tutti il vuoto, il nulla, il niente di niente, pareti bianche. Come poteva la gente pretendere con questo titolo di vedere quadri colorati? Altrimenti l'avrebbe chiamata Il Pieno, non Il Vuoto. L'avrebbe chiamata Il Pieno, avrebbero trovato tanti quadri, ma lui l'ha chiamata Il Vuoto, il Nulla. Ma nel frattempo, con il nulla, era riuscito Yves Klein a far parlare tutti quanti di lui, ottenendo una pubblicità incredibile. E dopo un po' di tempo, eccolo che prepara un'altra importante mostra. E il titolo che gli dà è Blu. Quando il pubblico è entrato nella galleria, ha trovato unicamente quadri blu, praticamente tutti uguali,
e dell'identico blu. Aiuto, aiuto! Hanno iniziato a criticarlo, a dire che era folle dipingere quadri tutti uguali e tutti blu, che pure loro avrebbero potuto fare anche di meglio con un pennello o un barattolo di colore. Ma non finisce qui. No, no. Perché durante l'inaugurazione, a un certo punto, arrivano alcuni camerieri che offrono al pubblico una bibita. E naturalmente la bibita, avete proprio indovinato, bravi, era di colore blu. E dopo tante chiacchiere e tante critiche, la gente aveva voglia di bere. E quindi tutti hanno bevuto la bibita che gli hanno offerto. E una volta bevuto, terminato l'evento, tutti fanno ritorno alle loro abitazioni, continuando a commentare la follia dell'autore. Un autore che prima li aveva invitati a vedere un bel nulla e ora ad ammirare inutili quadri blu. Ma non finisce qui, non ancora. Ebbene, giunti alle proprie abitazioni, dopo un po' di tempo, a tutti viene voglia di fare la pipì. E, oddio, incredibile, la pipì era blu. Blu come la bibita bevuta nella galleria d'arte, una bibita che conteneva alcune gocce di un prodotto capace di produrre tale effetto. E credetemi, non è una favola. La pipì è rimasta blu per 3 giorni e per 3 giorni tutti hanno parlato e commentato e criticato il caro Yves Klein e i quadri tutti blu e tutti uguali. Ma neppure il quadro più celebre del mondo, o per quello che per noi è il più bello, riusciamo a parlare per 3 giorni, ma non è possibile. Magari lo facciamo per 10 minuti, ma poi dobbiamo cambiare argomento. Ecco, l'arte contemporanea ha tale capacità, quella di creare scompiglio. Il talento dell'artista contemporaneo non è nell'abilità pittorica o nell'abilità scultorea, ma nella capacità di accendere le lampadine della curiosità, di far parlare nel bene o nel male. E vi accenno brevemente a un altro gigante, un magnifico, come mi piace definirlo, Piero Manzoni. È italiano, lo avete capito. Allora, Piero amava davvero provocare, rompere le regole, proprio come Duchamp aveva iniziato a fare un po' di anni prima. Guardate ora quest'opera d'arte di Piero. Un uovo? Ma allora mi direte voi, ogni gallina è un artista perché fa un uovo al giorno, ma guardate attentamente l'uovo. Certo, ha una macchia, ma è una macchia particolare. È un'impronta digitale. È l'impronta del dito, ma del dito di Piero Manzoni. E infatti Piero, dopo aver fatto bollire un certo numero di uova, le ha timbrate con la propria impronta digitale. Ma dovete capire, ragazzi, che ogni impronta digitale è unica per ognuno di noi e quindi l'impronta digitale equivale in pratica alla firma, perché anche la firma è unica. E qui alla firma dell'autore, perché ogni autore al termine della propria opera, per autenticarla, vi mette la firma. E Piero Manzoni ha scelto la firma del proprio corpo, l'impronta digitale, autenticando quello che prima era un normale uovo e facendolo in tal modo diventare un'opera d'arte, dandogli un valore che prima non aveva. E potrei continuare per ore e ore a elencarvi la genialità di molti creativi contemporanei, ma trovo più intrigante lasciarvi un po' di curiosità. Li conosceremo pian piano, continuando con le video lezioni o magari, emergenza permettendo, incontrandoci dal vivo, io con voi, e a chiacchierare e a confrontarci, proprio come piace fare all'arte contemporanea. Però, prima di lasciarvi, vi voglio regalare una performance che l'hanno fatta due artisti che non appartengono né al mondo della pittura né al mondo della scultura. Ma di che parlo? Allora, vi devo dire la performance. Cos'è la performance? È un modo di fare arte molto particolare, perché nella realtà la performance è un'azione che viene compiuta in un determinato momento e poi finisce. Un po' come l'esibizione di un cantante quando fa un concerto. Finito di cantare, è finito tutto.
tranne le fotografie o i filmati realizzati mentre cantava. Ecco, il filmato che oggi chiude la video lezione è la performance di due grandi artisti, per molti anni una coppia d'arte e anche di vita. È un filmato molto toccante, da guardare con molta attenzione. È un filmato commovente, un filmato che non può lasciare indifferenti, perché è capace, col potere dell'arte, di toccarci il cuore. Vi parlo di Marina Abramovic e di Ulay, un tempo innamorati e poi per molti anni lontani uno dall'altra, fino al fatidico giorno in quel di New York, come potete leggere nel filmato. Vi auguro davvero una buona visione e vi abbraccio, invitandovi a formulare nel frattempo tutte le domande che volete, perché troveremo in un modo o nell'altro il modo di analizzarle. Un bacio a tutti e ciao! She was like a picture. There she was just the same. There she was, he just had to know that she had forgot his name. Ulay, ulay, thinking back to the last time on the wall as they turned away. Walking back, was it just a trick or did he hear her say? Tried his best to forget her, tried his best to just keep his stride, kept his word, but he knows he heard. Ulay, ulay, oh. Ulay, ulay, oh. There she was like a picture, there she was just the same. There she was, he just had to know she had not forgotten.